Ferdinando, prendi quel sacchettino. E non ci arrivo. E grazie, tu allunghi la mano. E fatti sotto. Già fatto. Come sconfiggere isolamento, emarginazione e solitudine? Semplice. La ricetta, realizzata dal Centro Sociale Anziani di Sulmona e dall'Associazione Culturale Arianna, propone un mix di allegria, improvvisazione e impegno nel mondo dello spettacolo. Si è chiusa con un tributo di applausi, la commedia Sempre sia clonato, andata in scena ieri al Cinema Pacifico di Sulmona, che ha visto gli anziani del centro sociale confermarsi validi attori sul palcoscenico. C'è chi, come Michele Amicucci, si è lanciato in questa nuova avventura a ben 81 anni. Torna la voglia di vivere e di sentirsi giovani e questa è la magia del teatro. A me piace tanto fare teatro, peccato che c'ho una bella età, però finché potrò farò teatro. Per il pubblico sulmonese sono state 2 ore e mezza di puro divertimento. Ma che piacere conoscerti, mamma mia. Ma lo sapete che non vi avevo riconosciuto? E manco io. In televisione sembri diverso. Nata persona proprio. Il grande successo, che premia tutti gli sforzi organizzativi, è stato rimarcato a fine spettacolo dal presidente del Centro Anziani Giacomo Spinosa e dalla presidente dell'Arianna Marisa Azzurlo, entrambi soddisfatti per la performance teatrale dei diversamente giovani. Non avrei scommesso neanche un centesimo. Oggi posso dire che diciamo di essere veramente grati a questi amici e sono pienamente soddisfatto di questi risultati. Sentirsi amici e non solo, sentirsi vicini ad altre persone che hanno la stessa passione, questo li porta a non essere più soli.